Cari amici trader, buongiorno. Oggi è il 3 di ottobre, sono le 5:30, 11:30 da voi in Italia e come di consuetudine facciamo la nostra analisi. Ieri abbiamo visto una ripartenza del gold, un euro d'oro continuare a fare la sua discesa. Scusate, e per il momento c'è per me ancora tanta incertezza, il petrolio che sembra ancora volare e gli indici anche loro ieri invece hanno fatto, dopo la giornata antecedente, sono ritornati al ribasso. Però andiamo a vedere adesso i nostri grafici e il nostro calendario, che è la cosa più importante. Come potete vedere nel calendario, scusate, eccolo qui, vedete che oggi abbiamo dei dati importanti, abbiamo l'indice dei direttori degli acquisti, del settore, che è leggermente inferiore, vuol dire che qui potrebbe deprezzarsi ancora la sterlina. Abbiamo, attenzione qua, variazione delle occupazioni non agricole, che è positivo, questo potrebbe far apprezzare ancora il dollaro. Poi abbiamo alle 16 l'indice IS non manufatturiero, poi le scorte di petrolio, e poi vedete che si conclude la giornata il discorso del Presidente della Federal Reserve. Ma adesso andiamo a vedere i nostri grafici. Partiamo dall'euro-dollaro. L'euro-dollaro, vedete che, guardate, il minimo fatto registrare ieri ha rotto questo minimo qua, quello dell'11 di settembre, è stato rotto. Ci abbiamo un incrocio. Ci abbiamo qui il 2 mesi che è short, qui al momento long, non se ne parla. Se guardiamo i cicli inferiori, vedete che rimane ancora short, potrebbe sì andare a ritracciare fino a questa media 55, però al momento io suggerisco di stare attenti prima di entrare a mercato. GBP USD, vedete che GBP USD anche lui continua il rialzo, qui vedete che la media sembra pari. In 2 mesi, 4 mesi laterali, qui anche qui short potrebbe andare a riprendere questo supporto dinamico. E GBP USD, vedete che anche qui al momento il trend rimane short. Per il momento qui aspettiamo, qui se non rompe questa media 55 suggerisco di aspettare, ma vediamo. USD GBY, dollaro yen continua ancora, qui è andato a fare un'altra volta il pullback. Per il momento qui il trend rimane ancora long, adesso potrebbe andare a fare un ritracciamento. E USD GBY, vedete voi stessi che il trend rimane comunque short, per il momento vedete che sta per girare al ribasso. Il prossimo target, se dovesse rompere questo minimo, potrebbe essere questa media 140. 4, per il momento staremo a vedere. USD CAD, vedete che USD CAD trend rimane comunque di fondo short, vedete qui per il momento non si fa niente. USD CAD, vedete che USD CAD qui siamo in una fase laterale per il momento in attesa, però il trend di fondo rimane ancora short. USD, ieri ci sono stati i dati, vedete che comunque il trend rimane anche qui ancora short, e AUDUSD, vedete che il trend rimane comunque short. Andiamo a vedere il gold, quello che dopo la salita di ieri, XAUUSD, vediamo com'è la situazione. Vedete che la situazione è andata a prendere la media 55, vedete che qui siamo in una fase comunque laterale. Qui se non rompe, finché non rompe questa, suggerisco di aspettare, perché qui per il momento non mi fido, siamo per me, vedete qui la media 2 mesi è laterale. E se andiamo a vedere il XAUUSD, vedete che XAUUSD, vedete che è andato a fare questo nuovo massimo ieri, vedete, eccolo qua. E qui siamo per il momento 1208, è andato a fare ieri. Per il momento qui il trend è long. Però adesso mi aspetto un ritracciamento del gold. Poi US 30, il momento US 30, vedete che continua il suo rialzo, e US 30 sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane comunque al momento ancora long. Andiamo a vedere il Nikkei, GPN 225, Nikkei ancora al rialzo, vedete che
movimento long e GPM225, vedete che sta per girare al ribasso. Per il momento qui aspettiamo prima di fare qualsiasi cosa. Poi DAX vedete che trend di fondo rimane ancora short, e DAX vedete che al momento rimane ancora short, ok? E poi andiamo a vedere il nostro US Oil che continua ancora la sua marcia al rialzo. Per il momento qui inutile entrare a mercato, e US Oil vedete che i cicli sta per girare al ribasso in un giorno. Per il momento qui aspettiamo e vediamo US Dollar Index. Non ce l'abbiamo. Per il momento qui aspettiamo e vi auguro ancora a tutti una buona notte. Abbiamo fatto la nostra analisi, ci sentiamo domani per le analisi, per gli aggiornamenti. Io vi auguro ancora a tutti una buona notte e a domani. Ciao.